Non c'è più il sole, ha piovuto, adesso ha smesso di piovere, ma siamo ancora a Cernobbio, al margine del forum organizzato da The European House. Ambrosetti, buongiorno a Ferdinando Falco Beccalli, founder e senior partner di Falco Global Partners. Buongiorno, Ben grazie per avermi, arrivato. grazie Se mille. riusciamo a Se riusciamo, parlare sì. col vento e col lago, però diciamo noi siamo tenaci e non ci facciamo spaventare. Spaventare. Allora, parliamo di imprese italiane perché chi fa private equity ovviamente guarda alle imprese. Imprese che hanno avuto, diciamo, un anno particolarmente interessante l'anno scorso perché dopo i problemi del Covid la crescita del paese era sostenuta. Abbiamo vissuto l'esperienza di vedere revisioni al rialzo dell'economia italiana, cosa che non ci capitava da tempo. Oggi le imprese hanno un futuro più incerto, guardano il futuro con preoccupazione. Ci sono altissimi costi di energia e potenziali crescenti costi di capitale. Quanto il mondo della finanza, il private equity, può essere di sostegno anche in un momento di incertezza? Naturalmente sempre, possiamo sempre essere di sostegno, perché che cosa succede? Succede che i capitali, che sono tanti, che in questo momento fluiscono nei private equity, possono intervenire a sostegno di società che magari sono in difficoltà, che operano in difficoltà e quindi contribuire con quella porzione di capitale che è necessaria per riportare le cose sul binario giusto. Naturalmente l'Italia, insieme alla Germania, che sono le due grandi nazioni da un punto di vista di manufacturing, da un punto di vista di produzione, sono quelle che probabilmente saranno le più interessate da questo influsso di capitale che può arrivare dal private equity. È interessante sentire i commenti che ci sono qui al forum di Ambrosetti, per il semplice motivo che il clima è un clima un po' attendista, lo direi. Tutti stanno aspettando di vedere che cosa succede nelle elezioni del 25 di settembre. Vedremo che cosa succede, vedremo quali saranno le politiche. Purtroppo, mi dispiace che Draghi non sia più primo ministro perché io lo consideravo un ottimo primo ministro tecnico per portare avanti la politica economica e politica industriale italiana. E soprattutto il piano strategico del PNRR che aveva bisogno di continuità. Soprattutto il piano strategico e dato che Draghi era un garante nei confronti dell'Europa per l'acquisizione di questi 200 miliardi, era estremamente importante che restasse nel suo posto. In ogni modo, vedremo cosa succede, speriamo in bene. Però il momento mi sembra un po' un momento attendista, diciamo, un po' un momento di vediamo che cosa succede, vediamo chi sarà. Come i capitali internazionali oggi guardano le imprese italiane? Lei dice Italia e Germania saranno probabilmente interessate, quindi vuol dire che c'è un appeal? Sì, l'industria italiana, particolarmente la medio-piccola industria, ha delle eccellenze che sono incredibili. Purtroppo l'Italia ha perso la grande industria. Io ho visto, essendo nato nel 1949, io praticamente ho visto tutta la crescita dell'industria italiana. In cui avevamo un'industria automobilistica molto forte, avevamo un'industria chimica molto forte, ce l'avevamo tutte praticamente. Man mano abbiamo perso i pezzi della grande industria, però ci sono rimaste queste eccellenze nella piccola e media industria. E queste sono quelle che dobbiamo coltivare e che sono in concorrenza, tra altre cose, con la piccola e media industria tedesca, che è anche molto forte ed è particolarmente dotata da quel punto di vista. L'impresa tedesca è mediamente più grande comunque, quindi noi paghiamo sempre, diciamo. Mediamente più grande, però nella popolazione industriale tedesca, diciamo così, ci sono anche moltissime realtà che sono molto simili all'Italia. All'italiano. Io ho vissuto parecchi anni in Germania, nella mia precedente carriera, e quindi ho avuto modo proprio di vedere e sperimentare questa similitudine che c'è tra l'industria italiana e l'industria tedesca, col fatto che noi italiani siamo più creativi. I tedeschi sono forse più sistematici e magari più effettivi sui processi, sui sistemi, ma noi italiani decisamente più creativi. E forse riusciamo più ad accontentare il cliente perché abbiamo una capacità di adattamento alle Sì, situazioni. Ecco, bene ricordare anche le virtù, diciamo, italiane, sì. Oh, per siamo carità. soliti a ricordare i difetti. Fare private equity vuol dire tante cose. Voi avete, diciamo,
uno stile particolare? Qual è il vostro modo, diciamo, di entrare nelle imprese e di sostenerle? Il gruppo che ho messo insieme è un gruppo che è di operativi. Siamo 9 partner, di cui la maggioranza sono ex General Electric, quindi siamo tutti cresciuti con una certa mentalità industriale, con una certa mentalità di gestione nei confronti dell'industria, delle società, dell'industria. E quindi cerchiamo di trasferire nel private equity questa capacità che abbiamo. In questo momento stiamo creando un nuovo fondo, un fondo tematico sarà probabilmente nel campo della sicurezza. Siamo in partnership con un private equity italiano che si chiama Quadrivio, loro ci garantiscono praticamente la capacità dal punto di vista finanziario di gestione del fondo, ma noi garantiamo loro la capacità di gestione delle società. In private equity, mia esperienza personale con una società di cui ho fatto parte negli ultimi 6 anni, generalmente la parte operativa viene considerata nel momento della catastrofe, cioè le società vengono gestite particolarmente da un punto di vista finanziario, da un punto di vista di capitale, e poi, ops, arriva la catastrofe e si chiamano gli operativi. Naturalmente la gestione di una catastrofe è difficile. Certo. Mentre invece se uno parte già dall'inizio, dal momento del due diligence, dal momento della decisione strategica di fare un piano, dal momento dei primi 100 giorni con la gestione del personale, talenti, eccetera, eccetera, fino ad accompagnare la società che fa parte del portafoglio durante la vita, che può essere 3, 4, 5, 6, 7 anni, la vita nel fondo, si riesce a creare un sistema che è molto più organico e molto più organizzato, e quindi se noi siamo bravi gestori di società, naturalmente, perché quello è fondamentale, riusciamo a rendere la gestione più facile, più sistematica e quindi a dare dei risultati finanziari che sono migliori.